Ci troviamo qui per fare una formazione specifica per i nostri formatori in ambienti confinati, anche a seguito del grave incidente mortale di Palermo. Noi come Scuole Edile di Grosseto siamo molto sensibili a quelle che sono le tematiche sulla formazione in ambienti confinati. Il prossimo passo è appunto quello di formare le nostre maestranze e soprattutto di far capire l'importanza ai nostri imprenditori di allestire squadre anche di intervento, di soccorso, di acquistare i corretti materiali, dispositivi di protezione individuale da dotare alle nostre squadre. Incidenti come quelli di Palermo non sono più immaginabili nel 2024. Una persona che entra senza formazione, senza esperienza, magari senza nemmeno avere un contratto nazionale specifico, entra, muore, il secondo entra, il terzo entra, finalmente il quinto si rende conto che c'è qualcosa che non va e allerta i soccorsi. Queste sono cose che, ripeto, non sono più immaginabili. Le aziende devono avere dispositivi, devono avere rilevatori di gas, devono avere mascherine, sistemi di protezione.